8 marzo il cantiere festeggia la festa della donna con l'appuntamento Arte e Bellezza, dedicato naturalmente a tutte le donne. In particolare adesso siamo in compagnia con Nathalie Altomonte, che è direttore artistico della Maison Tam Haute Couture. Allora Nathalie, intanto la moda, la tua moda, che nella nuova collezione che presenterai tra pochissimi giorni qui a Roma al Teatro del Dioscuri, offrirà una gamma completa di quello che è la moda per tutte le culture, quindi la moda come elemento di trade union. Assolutamente. E in questa occasione presentiamo una collezione un po' particolare, con pochi abiti ma dedicate a molte aree geografiche del mondo. Saranno presenti la Cina, la Francia, l'Italia, i paesi arabi, l'America, Sud America e la Russia. Abbiamo cercato di legare tutti questi popoli attraverso abiti e gioielli. Allora, Nathalie, intanto diamo gli elementi fondamentali del prossimo appuntamento, che sarà a Roma, lo abbiamo detto. Dove e a che ora? Al Teatro del Quirinale, al Teatro dei Dioscuri, alle ore 19 di martedì 10. Martedì 10 marzo. Allora, noi abbiamo lanciato questo appuntamento, un appuntamento importante. Tu oggi sei qui per testimoniare, come dicevo prima, come la moda possa unire all'insegna della bellezza. Ho avuto modo di apprezzare alcune delle tue creazioni, sono tutte uniche a modo loro. Come ci riesci? Soprattutto per questa collezione, pensando proprio ai popoli. Dunque, per ogni area geografica ho cercato di rappresentare senza cadere nell'ovvio, nel quello che uno si aspetta da me presentando questa collezione, però puntando sulle stoffe, sui ricami e pensando anche alla donna che potrebbe indossarlo. Ecco, quindi la tua donna, visto che la donna per noi oggi diventa l'esaltazione massima della bellezza, la morbidezza delle sue forme, la donna bella sia fuori che dentro, ecco. Qual è la tua donna ideale, Nathalie? La donna che può indossare Tam Haute Couture? Una donna matura, direi, anche se abbiamo una linea jeans, però pensata per la donna manager, che ama andare alle mostre, che ama il tessuto di un certo livello. Allora, noi chiudiamo l'intervista con Nathalie Altomonte e continuiamo invece la carrellata sui nomi che saranno presenti in qualità di relatori oggi qui 8 marzo all'antico Palazzo Rospigliosi.